sbagliando si fermi. Ha lasciato che io facessi le cose, le ha fotocopiate commettendo un reato e poi è andato dal giudice e il giudice non gli ha detto lei ha commesso un reato per portarmi queste prove. Gli ha detto me le faccia vedere così distruggiamo un nome della medicina. Il 85% delle sentenze in Italia vengono ribaltate dagli appelli. Vediamo cosa farà con la mia. Non lo so. Un libro, non ha scritto un lavoro scientifico degno di questo nome, però davanti ai giudici ha la stessa credibilità del sottoscritto. Questo è il disastro della giustizia italiana. Ma c'è di meglio, guardi, sta uscendo adesso, è uscito a gennaio l'ultimo numero di Current Surgical Therapy di... eccolo qui. La vede, questa è la lettera di John Cameron che mi chiede di scrivere un altro capitolo su questo libro, Disease of the Pancreas. Lo vede? Gli autori sono Bega, che è il chirurgo dell'Università di Ulm, Matsumoto dell'Università di Tokyo e John Cameron di Baltimora. Anche qui c'è Avantifiori a scrivere i capitoli. Capisce? Ma io davanti ai giudici valgo come questo signore che non ha mai scritto niente, che non sa niente se una tecnica è giusta. Quello che io rimprovero a questi giudici è che non hanno voluto ascoltare le persone che erano ai meeting dove io ho deciso come operare i malati. Hanno solo deciso di tentare una via che in Italia è proscritta dalla Costituzione, e cioè diciamo che sono stato condannato per un reato già prescritto, che sono stato condannato per un secondo reato in cui i periti del giudice hanno detto che avrebbero fatto le stesse cose che ho fatto io, perché il professor Veronesi, il professor Di Carlo, per la signora Bimla Devi hanno scritto che avrebbero fatto le stesse cose che ho fatto io. E soprattutto non scrivete che io ho tolto i periti del giudice, non i periti di parte. Ma il giudice, non contento, ha detto che erano amici miei, quindi non erano, cioè lui che aveva scelto i suoi periti, a un certo momento li ha accusati di essere amici miei. Mesi che sospendono, non mi fanno pagare i danni al paziente e non mi imputano la condanna sulla fedina penale. Vengo condannato per cose che sono di 9 anni fa, per cui ci hanno messo 9 anni per dimostrare che ero colpevole. Un po' strano, no? Nella legge italiana, in cui normalmente viene dato 1 anno per dimostrare la colpevolezza di una persona, io ho dovuto difendermi per 9 anni da accuse infamanti fatte da gente che non ha né arte né parte. Ma verrà in mente a queste persone che mi accusano tutti i chirurghi del cazzo? E come mai solo chirurghi del cazzo mi accusano e non chirurghi seri? Ricapitolando, lei ha detto quindi una condanna per un reato già prescritto. Sì. Seconda condanna. La signora Toninelli, per 3 mesi e mezzo dopo l'atto chirurgico, durante la chemioterapia, signori, io non sono stato condannato per un paziente che è morto sotto le mie mani. Cioè, questa signora io l'ho operata, l'avrò operata bene o male, certamente ho fatto il meglio che potevo. La signora aveva già un'indicazione chirurgica, perché veniva da Mantova e gli era già stata data un'indicazione chirurgica, e poi è stata operata bene o male, non lo so, io ho cercato di fare il meglio che sapevo. Comunque la ragazza è uscita dalla sala operatoria, è andata in reparto, è uscita dal reparto, è andata in oncologia, ha fatto 3 cicli di chemioterapia, al 3° ciclo è andata in progressione ed è morta per un sarcoma di Burkitt, non per una malattia. Io sono stato condannato per omicidio colposo. Cioè, insomma, voi potete chiamarlo come volete. Probabilmente non sono la prima vittima di questo sistema, quando il sistema non... cioè quando voi non siete... congeniale al sistema. Ho avuto una persona che ha testimoniato per iscritto, si chiama dottor Vascone, ha testimoniato per iscritto. Siamo a Bari con la dottoressa Francesca Giorgi, che è la presidentessa del comitato. Che comitato è il suo? Comitato Vittime dei Reati. Comitato Vittime dei Reati. La presidentessa Giorgi, che chiaramente, come vi ha già detto, la presidentessa del comitato Vittime dei Reati,
è la, vi la ricordate, quella che ci aveva segnalato la vicenda scandalosa del professor Usher, che ha avuto un successo enorme sul blog, proprio perché in Italia una cosa di questo genere non si sapeva, una cosa inenarrabile, non so nemmeno trovare gli aggettivi per potervela menzionare oggi, però voi sapete di cosa sto parlando. Abbiamo delle novità. Dall'ultima volta ad oggi il professor Usher ha subito una condanna, come ci aveva detto la dottoressa, di 5 anni di galera per omicidio colposo, e ha avuto negli ultimi tempi altre due condanne, una a 1 anno e una a 8 mesi. Totale, questo galantuomo è stato condannato per un totale di 6 anni e 8 mesi per omicidio colposo. Giusto, dottoressa? È giusto. Giusto, giusto. Perfetto. Allora, io oggi le faccio delle domande, perché voi non sapete una cosa, che il professor Usher, esattamente 2 giorni fa, ha rilasciato una conferenza stampa nella quale afferma determinate cose. Purtroppo sì. E noi siamo qua per verificare se il professor Usher dica o non dica il vero. Chi meglio della presidentessa, che presiede il comitato pro vittime, potrà risponderci. Allora, presidente, lei è pronta? Sì. Busta numero 1, 2 o 3? Parto. Quella che vuole. Allora, dice il professor Usher, sono stato condannato a 3 anni e 4 mesi per un reato già prescritto 1 mese e mezzo prima della sentenza. È assurdo che il giudice non se ne sia accorto. È vero? Presidentessa? Innanzitutto sicuramente si riferisce alla condanna per il decesso di Federica Toninelli. Sì. Ci riferiamo alla prima condanna, sì, che però contempla in realtà 2 condanne, perché si tratta di 2 decessi. Marisa Egidi e Federica Toninelli. Sono 3 anni e 6 mesi. E 4, come dice lui. Assolutamente no, ma non mi meraviglia assolutamente. Sì. Anzi, potrebbero essere anche di meno se riportati dall'Usher. Ma non solo. Se, come lui sostiene, la prescrizione era già avvenuta, certo, perché i suoi avvocati non hanno segnalato questo invece che lamentarsi del giudice così assolutamente disaccorto? Ottimo, per cui se la prendesse con i suoi avvocati, non certamente col giudice, per cui mi sembra che possiamo dire palla gigantesca? Assolutamente, una delle tante, come il comitato che da fascista è divenuto comunista nel tempo. Ah, lei è fascista? Ero, secondo me. Adesso è comunista? Adesso sono comunista perché infatti... Cioè, peggio di Mastella lei allora. Adesso sì, solo che il comitato è apartitico e apolitico, ovvio, ovviamente. E le vittime, sì, almeno che lui non scelga le vittime secondo la tessera politica, ma non ne abbiamo. Perfetto. Politiche.